sarà intitolato al giovane Biagio Manganelli, studente del liceo Gatto di Agropoli, scomparso in circostanze tragiche nel luglio scorso, il molo di sottoflutto Vecchia Banchina del porto di Agropoli, un luogo che Biagio tanto amava e frequentava. Lo ha annunciato il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, in occasione del memorial in suo onore, avvenuto lo scorso 16 settembre presso la sezione musicale del liceo Gatto. Ora bisognerà attendere solo l'ok dalla regione Campania e molto probabilmente la cerimonia di intitolazione avverrà nel mese di dicembre. Stamattina con delibera di giunta abbiamo intitolato la banchina vecchia, quella che conosce tutti quanti così, dove tante volte viaggiano a divertirsi, l'abbiamo intitolata a lui. Mi auguro insomma che tutti insieme vogliamo organizzare un evento per posizionare questa targa e che sia, come dire, da oggi un nuovo inizio di un nuovo percorso. Io già mi immagino tutti quanti insieme sul molo, a ricordarlo a due passi dal mare, che era il luogo penso che lui amava tantissimo. E quindi oggi siamo qui a scuola, luogo che lui frequentava, e tra qualche giorno ci organizziamo, saremo lì al porto, perché è giusto così. E credo che sarà oggi un giorno, diciamo, che ci porta tanta malinconia, tristezza, ma il ricordo suo ci deve aiutare. Così faremo pure nelle prossime settimane, quando ci incontreremo giù al porto. Anche lì sarà un momento certamente di tristezza, ma dobbiamo aiutarci con il suo ricordo. Quindi fate venire qualche idea particolare. Io credo che noi dobbiamo innanzitutto imparare dalla sua serietà, dal suo impegno, dalla sua compostezza, dal suo garbo. Queste sono le prime cose che dobbiamo prendere spunto e impegnarci. E poi dobbiamo pensare al mare, dobbiamo pensare al modo giusto, insomma, di affrontare la vita. Pensiamo insieme un percorso per ricordarlo, iniziative per ricordarlo. Oggi siamo aperti a tutte le vostre idee. Voi che siete stati i loro compagni, certamente potete dirci anche la maniera migliore per ricordarlo. Noi siamo qui insieme per cercare di fare in modo che questo ricordo suo non svanisca e che sia sempre con noi. Grazie a tutti e ancora forza, noi siamo vicini a voi, la nostra solidarietà è massima. Forza, grazie.